E poi chi cazzo? Che cos'è due di picche? Che cos'è due di picche? Che cos'è due di picche? Chiedetelo a Massimo Russo. Che cos'è due di picche? Due di picche è la storia di due scagnozzi della mafia, Dante e Gerda, che lavorano per il boss Picche. E il loro contatto, il loro tramite con il boss è l'avvocato Boda, un personaggio terribile, pericoloso, di cui loro hanno un terrore tremendo. Nella serie io sono Gerda, un tirapiedi del signor Boda, che con il compagno Dante... Dante si accompagna con il suo socio di avventure Gerda. Sono al servizio di un boss della mala. Si chiama Boda. Rispetto agli altri due è colui che gestisce dagli affari di picche alla manovalanza. È un personaggio duro, cattivo, però al tempo stesso è sarcastico, piglia un po' per il culo i due sottoposti. Cosa c'è? Volete la sua immagine in 3D? Dante è un tipo sciatto, sporco, menefreghista, combina guai a caso e non sopporta i modi di fare di Gerda. Gerda è un personaggio fighettino, ci tiene all'eleganza, cerca di vestirsi un po' bene, un po' arrogante, fra i due è quello che vuole fare il capetto. Anzi, lo sai che facciamo? Cannoni bene in vista, così non ci saranno più dubbi riguardo alle nostre intenzioni. Sono entrato in contatto con Massimo Russo durante la fase finale della lavorazione del suo primo lungometraggio, Torino Nera. Lui è un attore... diciamo da microfono, perché fa principalmente nella vita il doppiatore, però è un ottimo attore, con una grande fisicità, un grande volto, una grande espressività facciale. Se non troviamo la tipa, picche ci fa secchi. Se la troviamo ci fa secchi lei, e intanto quel nano bastardo pure lui vuole farci secchi. Nel progetto sono entrato, diciamo, all'inizio insieme a Max Russo, al regista. Era nata da una loro idea, si era parlato una sera di fronte a una birra, per me questo beve solo... Umberto Procopio è un attore anche lui molto bravo, con molta esperienza. Lasciamo perdere cosa beve, quelle cose gasate, un po' scure, per carità. Interpreta appunto il personaggio di Boda, che forse è più difficile da interpretare perché ha dei continui cambi di intenzione e di atteggiamento quando si rapporta con Dante Gerda. E lui, insomma, è un attore che ha fatto televisione, ha fatto cinema, ultimamente il suo ultimo lavoro è Aspromonte, che sta girando in questo periodo, viene distribuito in questo periodo. Cristo, ma che cazzo ci tenete nel bagagliaio? È che siamo un po' in arretrato col lavoro. E quell'altro stronzo chi è? Prima di questa serie web abbiamo realizzato due episodi, un episodio pilota intitolato L'uomo che morì due volte e un episodio speciale fuori serie, che era un mix, un crossover fra Due di picche e la serie web Lookhouse. E infatti l'episodio si intitolava Lookhouse contro Due di picche. No, la stecca, perché se vi becca con le vostre palle ci gioca a biliardo. Per questi due primi episodi la parte di Gerda è stata interpretata dall'ottimo Davide Capostagno, bravissimo attore che però non ha potuto seguirci nell'avventura di una serie lunga di 10 episodi. Gli serviva un attore che avesse gli stessi requisiti, ossia un'impostazione da doppiaggio, un approccio credibile a questo tipo di prodotti e soprattutto una pelata evidente. E io sono nato pelato. È stato sostituito dall'altrettanto bravo Alex Lucchesi. Quindi che fa Max? Controlla sul web e scopre alcuni lavori a cui avevo preso parte. Mi contatta. Io ritengo che il prodotto è valido e adesso eccomi far parte della grande famiglia Due di picche. Alex Lucchesi, un altro bravissimo attore toscano di Livorno. Famoso soprattutto nel giro del cinema di genere in Italia. Già conosciuto per lo zombie movie Eaters e per la fortunatissima serie web Il corso di cazzotti del dottor Johnson. Cristo santo, vaffanculo, usciamo di qui.
La serie Due di picche per il momento è stata progettata come serie web. Questo non toglie che se troveremo mai una possibile pubblicazione in televisione, la serie potrebbe andare direttamente trasmessa. Il perché di vederlo? Semplice. Se non andate a vedere Due di picche, vi farò vedere le margherite dalla parte della radice. Perché si dovrebbe guardare Due di picche? È un ottimo prodotto, è detto da me, vale due volte. Benedetto è colui che guarderà Due di picche, perché sopravviverà all'ira di Boda. Non so se ho reso l'idea. Se no Boda mi mette sotto le margherite. Sono stato chiaro?